Bentornati all'appuntamento con la gestione delle idee. Oggi parleremo dell'importanza dell'industria farmaceutica in Italia, ma anche nel resto del mondo, e lo faremo con un ospite d'eccezione, che è la dottoressa Eriona Ginucai. Grazie Eriona di essere qui con noi, collegata da Milano, che è Chief Operating Officer della Dompé, una importantissima e conosciuta azienda farmaceutica. Allora, Eriona, raccontaci un po' di te e la tua avventura, diciamo così, imprenditoriale, la tua crescita professionale e quindi come si arriva fondamentalmente ad avere una posizione apicale così importante. Ho iniziato la mia carriera nella consulenza strategica in una delle società di consulenza più importanti al mondo, che è la Bain & Company, e di fatto sono cresciuta in Bain per i primi 15 anni della mia carriera. E diciamo l'azienda è venuta successivamente un po' per caso. Dompé era un mio cliente, come spesso succede ai consulenti, in un momento di grande trasformazione. E chi meglio di un consulente può aiutare un'azienda in momenti veramente dove la disruption è la regola, no? Il business deve seguire una strategia molto diversa da quella precedente. Per cui sono stata fortunata ad incontrare nel momento giusto Sergio Dompé, che è amministratore delegato, nonché chiaramente l'imprenditore della Dompé Farmaceutici, e da lì è iniziato un percorso bellissimo che abbiamo svolto insieme, in cui il primo mandato in Dompé era rendere appunto l'azienda da una piccola realtà, relativamente piccola realtà italiana, a un player globale nel mondo farmaceutico, soprattutto negli Stati Uniti. Per cui sono stata fortunata, ecco, a vivere questo momento di grande trasformazione, a guidarlo, e con grande successo oggi l'azienda, il 70% delle nostre revenue arrivano dai mercati nuovi come quello degli Stati Uniti. Per cui, insomma, siamo davvero diventati globali. Grazie Eriona. Ricordo a tutti che per vedere l'intervista completa basta cliccare al link più sotto. A presto!